sentenze, questa è la sentenza, questa è la sentenza, la pubblicherò per l'intero sul mio blog, la pubblicherò per l'intero sul mio blog, su atto iniziale, con la macchina, con un lacchio a vedere, con la macchina, con un lacchio a vedere, e non ho chiesto voto, e non ho chiesto voto, con Mario Ciancia, con Mario Ciancia, come definirle queste cose? Come definirle queste cose? Come ci si difende da queste cose? Non me ne frega un bel niente, non me ne frega un bel niente. Ma lei non è un mafioso, ma lei non è un mafioso. Che ho un ricordo molto bello di questo plotone. Il ruolo del giudice è fondamentale. Il ruolo del giudice è fondamentale. Una sentenza così, così vicinale. Una sentenza così, così vicinale. Una domanda che quasi esula da quello che lei ha detto oggi, perché già la questione l'abbiamo sviscerata, ci sono i documenti che parlano le motivazioni della sentenza e c'è anche, diciamo, la sua controreplica alle motivazioni della sentenza. Ci sono una serie di analisi e di valutazioni che dopo aver letto una sentenza, per carità, attentamente fino a un certo punto, perché sono 325 pagine, ma certo con la dovuta attenzione emergono, e che io, che sono un uomo pubblico, che ha avuto 1.800.000 persone nel 2008 che direttamente o indirettamente attraverso i partiti che lo sostenevano hanno creduto in lui, che è stato primo nella graduatoria dei presidenti di provincia e di regione fino al 2010 in quanto a gradimento dei cittadini, ha il dovere di fare. Mi fate rispondere a mio figlio che è prioritario rispetto a tutti.